La prima cosa che un autore deve avere è il successo con se stesso. Ora, il successo con se stesso è una cosa molto così magica, impossibile a definirsi. Perciò, specifichiamo, qui stiamo parlando del successo degli editori, di vendita, oppure del successo degli autori? Credo grande successo letterario che abbiamo avuto noi, se posso fare col nome, Pasternak, Dr. Zhivago, Il gatto pardo di Lampedusa, Karen Blixen, Mia Africa. Karen Blixen per 20 anni è un flop totale, non si è venduto per niente, è un classico libro, però il vero successo è venuto dopo il film, o viceversa. Per esempio, Padre Padrone era un piccolo libro dopo il film della Rai e dopo la Palma d'Oro di Rossellini, diventato un bestseller mondiale. E io volevo anche dire. Il successo è molto relativo, specialmente un successo di letteratura vera. Per esempio Kafka in 10 anni, primo libro, ha venduto 800 copie. Vuol dire la vendita di 1 milione o 800 copie è una grande discrepanza fra la qualità che va per secoli o la qualità che è un long seller o un libro che si vende così per momento. Le fanciulle del best montano in seller, vendono cara ormai la loro pelle. Un libro ha un grosso successo solo se è un bel libro o, anche se non è bello, se in qualche modo soddisfa le esigenze del pubblico in quel momento. E comunque io distinguerei il successo, perché c'è il successo di popolarità, quindi di quantità, come diceva Luciano, c'è il successo di qualità. Una casa editrice mediamente si ritiene soddisfatta se vende 10.000 copie di un libro. Che spesso sono tante per Che un buon spesso libro. sono tante per un buon libro, certo non per un libro dal quale si parte all'idea che deve venderne 100.000 copie, ma 10.000 copie sono già un successo. Però ecco, facciamo un esempio concreto, Valerio Magrelli, che in questi giorni ha vinto il Viareggio, che sarà qui credo nelle prossime sere a recitare le sue poesie, il libro di Valerio Magrelli, che è bellissimo, ha venduto 2.000 copie, ne abbiamo ristampate altre 1.000, però è un libro di enorme successo rispetto al pubblico della poesia e Valerio Magrelli, ha neanche 30 anni, è un autore di grande successo. Ogni volto fotografato è un'immagine bellica, il punto di tangenza tra l'aereo nemico e la nave, nell'attimo che precede l'esplosione, fermo nell'istantanea, nel contatto flagrante tra due sguardi, immolato, ripreso, mentre le fiamme covano già nella fusoliera, crescendo dentro i suoi tratti, vive soltanto il tempo necessario a compiere la missione del ricordo. Io ho paura che venga fuori questa sera questa equazione, cioè che il libro di qualità è il libro che vende 5-6 mila copie, mentre il libro di alte tirature non può essere di qualità. No, non è così semplice la cosa. Io mi ricordo Cicerone che una volta ha scritto, parlando di un bestseller dell'epoca, ha scritto: non l'ho voluto leggere perché se lo leggono tanti vuol dire che non è di qualità, quindi non facciamo sta cosa. C'è un fatto, insomma, Umberto Eco ha scritto un libro bellissimo che ha venduto moltissimo e quindi questo è un esempio come la qualità può sposarsi anche con la quantità qualche volta. Torno a insistere su questa faccenda. L'autore sa sempre quando ha scritto un buon libro e quando ha scritto una boiata. Se la boiata ha successo, fa finta di non saperlo, ma insomma lo sa. Perciò io vi dico la verità. A me mi piace il successo con me stesso. Poi se questo successo viene confermato, va bene, tanto meglio. A questo punto però devo dire un'altra cosa, questo è vero, che almeno una volta nella vita ci vuole il successo, per chiunque, perché è una cosa che insomma fa bene. Io pure mi piacerebbe tanto avere successo e non riesco ad averlo. Dico, mi guardo intorno, io sto scoppiando dall'invidia per tutti questi che stanno qui accanto a me e dico, ma come hanno fatto? E allora lo dico, e hanno tutti
degli ottimi motivi per averlo ottenuto. Quando mi hanno posto la domanda, dice: alchimia del successo, modi e tecniche del successo. Dico io: ecco, mi sono interrogato e ho detto: se io avessi saputo rispondere a questa domanda. Secondo lei, allora, a proposito di successo, chi sarà il prossimo Nobel italiano, Luzzi o Moravia? Ma no, questo no, credo che non so se Moravia è in grado di rispondere, io no di certo, e forse potrebbe essere anche qualcuno che no, che il terzo che gode o anche il quarto, insomma, no? E il problema penso sia piuttosto che l'Italia sia tenuta presente, nel senso che l'azione che un paese fa in genere per affermare i valori che ritiene di possedere, insomma, e di dovere far riconoscere anche dagli altri, questa azione, dicevo, è molto difettiva da parte delle nostre organizzazioni, istituti culturali, eccetera. Ma se fosse un puro gioco olimpico sarebbe bello, ma in fondo così. L'importante è che anche non fermare le proprie ambizioni su queste cose, ecco. Io non ci penso mai, francamente. No, questo lo dico proprio con sincerità. Il successo brucia in fretta. Gli uomini, le loro opere, il loro senso di mondanità, il loro morboso desiderio di essere, ma più di essere, di apparire. Questo epigramma è dedicato a una satira che non va sull'onda del consumismo. Satira non è acrobazia di clown sotto gli occhi del re. Satira è un piangere antico. Satira invita allo strip ogni dittatura, informa il tiranno in brache della sua inesistenza. Ma niente vino al vino della frode. Il linguaggio è pazienza d'enigmi, di sortilegi mutili. Satira non è l'autore che ringrazia après l'auto da fè. Alchimia del successo mi sembra proprio che voglia anche dire questo, cioè non c'è una chimica, non c'è una scienza del successo, sennò sarebbe troppo facile, l'avrebbero tutti. Dipende da fattori assolutamente imponderabili, molto, molto difficili, anche perché un libro che apparentemente è una cosa così semplice, in realtà poi è composto da un'infinità di fattori. I fattori che giocano sono moltissimi. Ed è pressoché impossibile predeterminare, sapere prima quale sia la miscela giusta, quale sia il dosaggio giusto. E poi naturalmente varia moltissimo da genere a genere, voglio dire, dipende se uno vuole fare un romanzo di successo, un saggio di successo, un libro facile di successo, di uso rapido di successo. Quindi gli editori e gli autori anche poi sono costantemente presi dalla ricerca di quale possa essere nel momento in cui scrivono o pubblicano un libro la formula giusta. Il nostro mestiere è fare dei tentativi continui, in cui poi si sta a vedere che cosa accade. Se riusciamo a prenderci una volta su 5 è già un eccellente risultato, il problema è non prenderci mai, insomma, questo è il vero guaio.